Ferri, non c'è bisogno di presentazioni. No, c'è bisogno sempre. No, non è vero, 40 anni solo di carriera, pochi, storico DJ fiorentino e... Oddio, in 40 anni ne ho viste tante, però insomma, diciamo 40 anni di carriera, mi piaceva celebrarli, festeggiarli, perché insomma 40 anni a vivere di questo, obiettivamente, non è facilissimo. Fatto divertire, ballare, sognare, innamorare. La radio, la discoteca, in passato anche altre cose. Lo sai che ho fatto anche un film al cinema? Vero? In Ovest Paprino io appaio. Poi ho doppiato anche qualcosa, pochissimo, però ho fatto anche un po' il doppiatore. Ma in Ovest Paprino io appaio anche un primo piano. Quando entra dentro la radio mi si vede, non dico niente, però sono lì così con la faccia. Allora, stasera noi siamo qui innanzitutto a presentare questa nuova app di RDF 127, del quale sono anche direttore, tra l'altro. È una nuova app con tutta la musica dell'estate, solo musica dell'estate, senza interruzione e senza pubblicità. Probabilmente il supporto ha fatto molto, cioè sembra incredibile, ma il supporto è quello che sta un po' modificando la musica, e in una pennina così ci stanno dentro chissà quante canzoni, quindi insomma, questo ha cambiato molto il modo di fruire la musica, secondo me. Però è sempre vero che le canzoni belle rimangono belle, le canzoni brutte sono brutte sia oggi come 20 come 40 anni fa. Nel frattempo si festeggiano anche i miei 40 anni di attività, ci sarà un po' di spettacolo con qualche amico che ci regala una piccola parte del loro show, e poi mi sa che si balla, perché mi sa che bisogna ballare. Guarda, quando io ho cominciato questo lavoro nel 76, la gente mi diceva: cosa farai da grande? Perché oggi è facile fare DJ, lo sanno tutti. E qui ci sono tanti DJ che hanno cominciato più o meno, se non come me, ma ne vedo 5 o 6, insomma. Che io ho scritto che ogni volta che inizio, che mi faccio le domande, dico: ho fatto bene, avrò seguito la strada giusta, avrei dovuto cambiare qualcosa, avrei dovuto migliorarmi, spostarmi, fare altre cose. Poi parte il primo disco e mi dimentico tutto. Perché dopo il primo disco, quando parte quello, è come la prima volta. 40 anni! Scusa, ma da un punto di vista di pensione come sei messo? Perché a 42-43 scatterebbe. La pensione c'è quella da fare, questa. La mezza pensione c'è quella. Un ragazzo di Firenze che ha girato il mondo, lo possiamo dire in lungo e largo, più largo che lungo, però sempre tornando a casa, perché è diventato difficile tornare a casa, perché ha anche un pochino, se volete, siamo quasi tutti penso di Firenze, e tra un lavoro in corso, la tranvia, un segnale stradale, è diventato un casino anche uscire a comprare le sigarette. Con questa canzone posso fare il fighetto, il che t'ha detto, scherzo, è solo uno stupido movimento che fa, il che t'ha detto, dai dillo anche tu nel mio dialetto, è un modo di dire che abbiamo in Toscana, quando sentiamo dire una cosa strana. Faccio un esempio, se arriva un vecchietto che mi parla con il suo dialetto stretto, fingo di capire il concetto, ma mentre lo guardo penso, il che t'ha detto?